Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale. Questo è Mauro e oggi faremo la reaction al Mike Scrauso. Questa volta abbiamo il terzo turno degli ottavi di finale. Palo contro Voc contro Monday. Non conosco nessuno di tutti questi. Speriamo che spacchino tutti quanti. Comunque cercherò di fare molte più reaction adesso per finire questi ottavi, visto che sono tante sfide, e arrivare in fretta ai quarti. Visto che ci sono tantissime richieste, cercherò di farne il più possibile ogni giorno, così possiamo vedere più competizioni e sfide possibili. Comunque, ragazzi, prima di iniziare il video, voglio ricordarvi che se volete potete seguirmi su Instagram, potete, non lo so, se volete mandarmi qualche vostra canzone, qualche vostro freestyle. Oddio, adesso non mi chiedete tutti quanti di reagire alle vostre canzoni perché ho già un miliardo di richieste. Potrei farvele vedere, però non voglio perdere troppo tempo qui, visto che dobbiamo fare questa reaction. Però ho davvero tantissime richieste. Quindi, se volete soltanto farmela sapere, sapere un'opinione, se posso, posso darvela, ragazzi. Comunque, niente, potete seguirmi lì e soprattutto iscrivetevi al canale, perché ho visto siete tanti che guardate il canale ma non vi iscrivete, non va bene. Dovete ricevere la notifica subito appena carico un nuovo freestyle. Ah, sto scherzando. Comunque sì, dovete registrarvi, ragazzi, attivare la campanella assolutamente. Comunque, bando alle ciance, andiamo subito a vederci la reaction. Quattro marce a testa, 2 minuti. Sai come funziona? Vado in improvvisazione. Quando lo faccio sulla traccia ammazzo Scrausi. Non vado al bagno da 8 ore. Vi prego di inginocchiarvi e di spalancare le fauci. Lo faccio una volta sola. Ci sono gli altri portali anche la bagnarola. Fatto che il napoletano non c'è la tuta della Puma. Magari se la sporca la tuta della Pumarola. Della Pumarola. Troppa, stoppa, pizza allora, capumarola, goppa. Nella canta forte, benca, coppa. Frate, mo corre, chi sta a me non mi stoppa. Io sono fra. Vivo nel farlo, come funziona che alla fine Marco Tarle in testa tu c'è un tarlo. Il fatto è che spacca rappando in napoletano. La cosa brutta del suo stile è che devi ostentare. Ci rimande con il flusso tipo scibile. Nel senso stai sicuro, dopo ce ne andiamo. Repo con uno con un linguaggio incomprensibile e con l'altro che fa finta di essere un napoletano. La gente dice you no, non capisce una bella stessa, tutto lo flow. Obito rappresenta show me. Tu vai via, fra. Io rappresento in strada tipo i ragazzi della Via Pal. Voi siete così tanto coglioni che pensavate che Zero Calcare fosse lo sponsor della Via Cal. Cos'è ragazzi della Via Pal? Mai sentito quello? Un film? Fatemi sapere nei commenti. Rupestri, nel senso stai sicuro con sta forza tu ne esci. In questa rima io c'ho le forte, ma c'ho le orecchie talmente grosse che smuovo le calotte terrestri. Tu burl, dopo rap e na burl, la balla mazurka, turca. Non Mazzurca. è via cal, chi stai tanto scioccio, scelentano, povero ragazzo, via Come gruppo. Bella Topico ostico, ti fai una raglia. Tu sei la versione masochista di Giovanna d'Arco che sopra il braciere grida Morfaia. vabbè, ha vinto la sfida questo con questa Giovanna d'Arco che urla Morfaia, dai, ma piantala lì, oddio. Questa era bella. Magari io non sono Giovanna d'Arco, tu stai a 90 e pigli fuoco Giovanna d'Arco. Ma basta! Ma basta! È uscito! Ah, è uscito l'altro! Secondo me doveva uscire questo invece. Adesso non li so i loro nomi, però secondo me ha fatto meglio l'altro, quello con la rima del Via Cal. Che questo qui secondo me, non lo so, fatemi sapere voi. Non mi soffondi come fosse una duna, lo sai come funziona, mi batti e non è questione di fortuna. Ah, ok, no, aspetta un attimo, qui mi sto confondendo. Ah, ok, no, aspetta. Ah, ok, era girato di spalle, aveva lo stesso orecchino. Mi sono confuso, Come funziona, mi batti e non è. ragazzi. Mi sono confuso con l'orecchino, no, giusto, giusto, giusto.
non mi sorprendi come fosse una duna. Lo sai come funziona, mi batti e non è questione di fortuna. Tu non mi batti, sarebbe come fare la flip bottle challenge sulla luna. La flip bottle challenge sulla luna. Ti più per calare qualche lacuna. Pietro nella guarda una. Tu mi guardi, stupida puttana, ti tortura. Ti tortura. Come funziona che alla fine ti smontro, ti rivesto un po' come fossi una tortuga. Compare, io porto l'originalità, mi sfidi sulla luna e non ne capisci la gravità. Oh! Oh! Mamma mia! Di logica, io sono il sole, quindi pianeta del cazzo, ruota attorno al mio flow, orbita! Oh, anche questa! Si sono salvati le migliori rime per le zap, mamma mia! Veramente lo faccio e siamo animali! Se tu fossi testa di cazzo avresti genitali al posto dei bulbi oculari! Wow. Ma tu, ma se fossi un animale, sei animale, sicuro! È troppo una figata, perché pure che non ci capisco nulla, quando fanno queste rime napoletane, la maniera in cui lo dicono ti riesce a far esaltare pure non capendo nulla. Secondo me questa è la forza del rap napoletano, è che tanti lo fanno, anche se ovviamente, come ho già detto in tante altre battle, se non capisci cosa dice l'altro, secondo me non... Però se lo fai in una barra o due, la maniera in cui lo fanno è troppo spettacolare, perché ti tira dentro anche senza capire cosa ha detto, è davvero fantastico, il pubblico lo sente, cioè vabbè, qui sono in campagna, però anche se non fossero in campagna il pubblico lo sentirebbe, come l'ho sentito io adesso per l'appunto. Come funziona sul sofa, Ladino? Il dino te lo faccio nella strofa. La tua tipa invece è talmente tanto porca a letto che desidera reincarnarsi in una scrofa. Fadino, devota un genio, oddio, Aladino! Aladino! Teleporto, magia, puff, sparisci, lampada! Come funziona, posso? E alla fine con il friso straordinario, compare, non capisci, io c'ho il cazzo così grosso che non mi strofini la lampada, ma tutto il solarium! Chris va in difficoltà, si vanta tanto del suo cazzo, ma secondo me, frate, c'hai complessi di inferiorità. Come funziona? Qua voglio l'ardore, dal pubblico sulle mani voglio sentire il calore. Tu sei la versione fake di Marx che mangia caramelle, goli active plus valore. Questo non l'ho capito. Dal pubblico sulle mani voglio sentire il calore. Tu sei la versione fake di Marx che mangia caramelle, goli active plus valore. No, quella non l'ho capito, però. Con gli acti plus valore, non lo so. Fatemi sapere voi nei commenti, magari qualcosa che hanno fatto sul momento. Non l'ho capito questa. Fatemi sapere, mi piace quando mi spiegate quelle che non ho capito. Fatemi sapere. Ah, c'è lo spareggio. Vabbè, hanno spaccato tutti e due. Il tema è favole. Ma che basette c'ha, Cecchero? Ma sta troppo bene con queste basette. Favole. Ma sicuro c'è garba, pierda, non è una favola, è un dramma. Sicuro si buzzurro, ma passa a moco, son go principe azzurro. Io praticamente... Oh mio Dio, questo dovrebbe essere un comico, mamma mia. Sembra dovrebbe stare in qualche film. Dovrebbe stare in qualche film comico, davvero. È troppo da animare da palco questo. Mamma mia. Vabbè, poi fatemi sapere anche nei commenti quali sono i nomi loro, perché non lo spiega. Non riesco a capire chi sia Palo, chi sia Vo, chi sia Mande. Praticamente vado in cappuccetto rosso a fare lo spacciatore, cioè il cappuccetto grosso. Cadi, io ho sette piani, cadi da sette piani coi sette nani. E non mi interessa come ti proponi, crudelia demon dei miei pantaloni. Tu vai con i sette nani, parli del tuo livello, io ho versi sette nari. Coglioni, alla fine lo faccio dalle vene, mi riallaccio allo spacciatore, a casa tua solo Biancaneve. Questo è come il film porno, Biancaneve sotto i nani. E come ti ci porti? E sono strani, fallo a rappa che c'ha stili micidiali. Tipo?
Sicuramente questo lo faccia il complesso di Edipo. Te lo spingo sul beatbox. Sei talmente coglione che pensavi che la sorella di Biancaneve l'avesse scritta Steve Jobs. Regista, ti deporto frate a me m'ha fatta. Rapper masochista, e allora frate me le dista a chisto. Io ronga scarpe e ti piace. Feticista. L'ho detto, è troppo un comico questo, mamma mia, mi piace troppo. Secondo me l'altro ha avuto rime migliori, però la maniera di fare freestyle, di coinvolgere tutto il pubblico, di essere così naturale, secondo me ha vinto il napoletano, secondo me merita di vincere il napoletano, anche se l'altro ha rime migliori, punchlines migliori, secondo me merita il napoletano solo per quello, è troppo un grande. Si è cascato il naso, tu cuoci black dentro una pentola, sei feticista e riporti tutta una gamma di scarpe a Cenerentola. Ti casco il naso o fai podcast a ma par Voldemort. Capiscia, principessa, sbalordito, piglio cazzo e poca piscia. Piglio cazzo e poca piscia. Io sono il gruppo cattivo, i tre porcellini rappresentano i tuoi tre ex. Porcellini rappresentano i tuoi ex. Questo è talmente sfigato e checca che è la principessa che salta sui piselli. Ma compa, tu che cazzo dici? Sai come funziona quando rimo? Io fumo una pianta talmente grossa che mi chiamano Pollicino. Adesso capire che ha vinto è un problema, però. Mike Krauser. Sono loro, certo che sono loro. Irene Rubio. Palo, però chi è Palo? Quello è il problema. No, fatemelo sapere voi nei commenti chi è Palo. Secondo me è napoletano, perché è stato troppo divertente. Riusciva a tirarti dentro col suo freestyle. Poi non è come gli altri, magari, che fanno solo rap in napoletano. Ma c'ha qualche battuta in italiano, qualche battuta in napoletano. Cioè, magari la parte in napoletano te la faceva più per effetto, e la parte che potevi capire era in italiano. Mi è piaciuto davvero. Quindi spero che sia lui Palo, che lo voglio vedere ancora nei quarti. Mi è piaciuto davvero un sacco. Fatemi sapere nei commenti, dai. Comunque, ragazzi, spero che vi sia piaciuta anche questa reaction. Iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete un like e ci vediamo più tardi con il prossimo ottavo di finale. Bella!